Salve a tutti ragazzi e ragazze, scusate il mio aspetto orribilante, ma sto con un'allergia allucinante. Però oggi volevo parlarvi, scusate anche la voce, dell'acquisto che ho fatto, la nuova rivista Cucito Creativo Facile. Questa rivista finalmente sono riuscita a trovarla perché qui a Rete non riuscivo proprio. Invece oggi sono uscita con i miei figli, sono andata in un'edicola e questa edicola invece l'aveva. Quindi sono rimasta soddisfattissima. L'ho sfogliata bene bene, ci sono veramente tanti tanti progetti dentro questa rivista, molto carini, ci sono delle bambole, ci sono dei lavori in patchwork, ci sono degli accessori per il viaggio, alcuni lavori di ricamo, uncinetto e devo dire sono rimasta veramente molto soddisfatta perché i progetti sono veramente veramente tanti. Vi faccio vedere di nuovo la copertina. Vedete, questo è un lavoro in patchwork, questa è la bambolina pascioccosa che è veramente molto carina. E qui c'è anche un progetto, scusate qui, di una signora che fa dei lavori con il lino e crea anche delle decorazioni con i fiori. Quindi io vi dico sommariamente che cosa c'è all'interno. Allora, per prima avevo detto questa. Il lavoro in patchwork è quello che vi ho detto prima, e c'è un set proprio da set americano, quindi c'è la tovaglietta, il portatovagliolo e i sottobicchieri che possono essere anche un'idea carina per fare delle presine. Quindi sono veramente molto carine anche perché poi si attaccano uno sotto all'altro e sono graziosissimi. Poi ci sono delle decorazioni floreali di Maggeri Cucito by Lucia. Ho fatto dei fiori e un bel sottovaso molto simpatico, sia in cotone che in feltro. Poi c'è questa signora che vi ho detto che lavora il lino, che c'è il lino, il tessuto con l'anito d'ape, eccetera, eccetera. Fa tutto un lavoro particolare e si chiama La Bottega di Elisa. Non c'è proprio il nome suo, ma è la bottega di Elisa, che anzi credo che abbia anche una rivista sua personale, quindi sicuramente la troverete anche con questo nome, sicuramente troverete anche le sue riviste dove farà vedere tutto quello che fa lei proprio. Poi abbiamo, aspettate, non è facile, ah, finalmente abbiamo Millie e Benny, i Leprotti di Angeli di Pezza che cercavo proprio, faccio vedere i due giovanotti, le due giovanotte anzi, sono veramente molto molto carini questi Leprotti, sono romantici e più c'è anche il fiorellino che ha creato sempre decorativo, questi li devo fare perché li volevo già fare da tempo ma non trovavo la rivista. Poi c'è Marianna De Marco che ha fatto due bambole, una bambola il suo angelo custode, quindi Agnese il suo angelo, quindi sono tutte complete, quindi vestitino, corpicino, eccetera, eccetera, anche se a me piace quella cioccosa, che è troppo bella. Non riesco a girare che sto sopra sul letto a fare la giri. Sul letto, tutta sbragata, eccola la bambola che piace a me, ma guardate che faccio, scusate, guardate. Che fa l'omino, è stupendo. Poi che cosa abbiamo? Ah, poi il set da viaggio, quello che vi dicevo che è composto da un beauty case come quello che vi ho fatto, il beauty box che ho fatto il video. Poi c'è un porta gioielli, diciamo da viaggio, l'asciugamano con il cuore, insomma tutto un set veramente molto grazioso. E questo è di Tagabutum. Tagabutum. Ci ho voluto tanto per leggere perché all'inizio ho fatto così, sono un po' più ripiegata, ma l'età avanza. Poi ci sono dei lavori all'uncinetto, una collana e un bracciale e non so che altro. Sì, un bracciale, due tipi di bracciali, poi ci sono dei lavori al patchwork, quindi due copertine fatte in patchwork,
uno con i pupetti e l'altra invece c'è proprio una lavorazione kit, è veramente grosso, però quelli non ve li posso far vedere. E di Sonia Bardella, questo è di Sonia Bardella ed è veramente molto carino. Ad esempio, questa è una tecnica che io non ho ancora utilizzato, non ho mai fatto. Poi ci sono ghirlande e bomboniere, quindi ci sono delle ghirlande dove ci sono la culla, la sagoma della barca, della macchinina, il cuoricino, insomma queste cose qui, molto simpatiche, possono essere utilizzate anche come portachiavi. E poi, sempre all'uncinetto, ci sono dei portavasi, sono stati realizzati dei portavasi, molto carini. E poi c'è una ghirlanda con finestra, vediamo, che è realizzata con feltro. Quindi questi sono i progetti che stanno all'interno. In più la rivista aveva messo anche questo piccolo fascicolo, diciamo, dove ci sono dei lavori all'uncinetto qui. Altri lavori all'uncinetto, fiorellini, cuoricini, eccetera, eccetera. Veramente sono rimasta molto soddisfatta perché poi ho guardato anche i disegni degli schemi, sono fatti bene, pulito, non c'è di solito quel groviglio che si trova sempre negli schemi di cucito, e quindi diciamo che è andata bene. In più vi volevo far vedere che cosa ho acquistato l'altro giorno alla Lidl. Sono arrivata che avevano già fatto man bassa di tutto, infatti ho comprato solo questi nastrini. Sono delle serie di nastrini che sono sette poi dentro la confezione, di varie misure, più alti, più bassi, che vanno insomma, diciamo, con la stessa sfumatura, cioè che sul verde, questo ad esempio è sul verde, blu, verde chiaro, sì, una cosa di questo genere, petrolio, eccetera, eccetera. Questo ad esempio sul lilla e viola. Questo abbiamo sul verde, giallo, arancio, salmone. E questo sulla tonalità del rosa. Rosa e bianco questo sotto. Insomma, questi sono degli acquisti, così vi faccio vedere, ho fatti vedere giusto perché ce l'avevo qui. E niente, questo è quello che volevo dirvi su questa rivista, che è veramente molto carina, molto semplice. Infatti si chiama Cucito Creativo Facile ed è veramente facile. Gli schemi anche sono ben fatti e quindi ve la consiglio. Questa ve la consiglio veramente. Chi come me sta iniziando a fare i primi lavori di cucito creativo, dove creare o fare degli schemi da solo non è ancora arrivato il momento. Ora io vi saluto con questo mio poco filo di voce e vi rimando al prossimo video. Ciao ragazze!